Siamo dinanzi l'opera vincitrice di questo primo premio internazionale di pittura rupestre intitolato a Guido Montaguti. Siamo a Pietra Camela, la terra delle pietre, pietre artistiche, come in questo caso quella di Jörg Grunert, che si è aggiudicato questo primo premio internazionale intitolato proprio a Guido Montaguti. Ed eccolo il vincitore del primo premio internazionale di pittura rupestre Guido Montaguti, Jörg Grunert. Soddisfatto per questo premio? Soddisfattissimo, è un grande onore. Guido Montaguti, già quando sono arrivato la prima volta in Abruzzo, c'è per me un nome noto. Non per tutti gli abruzzesi, però sappiamo come vanno le cose delle volte dell'arte e della cultura. Un vincitore straniero in Abruzzo, ma lei vive da tanti anni a Spoltore, in provincia di Pescara. Sì, prima sono arrivato all'Aquila, dove ho studiato anche all'Accademia delle Belle Arti. Sono laureato con Fabio Mauri, grande maestri, c'è ancora all'Accademia. E poi ho incontrato la mia compagna, cioè che l'attrice Cam Lecce, e abbiamo cominciato a lavorare insieme. E quindi ormai vivo e lavoro da 20 anni in Italia. Pittura rupestre è una pittura particolare su pietra. Quanto è difficile e quanto è complicato dipingere su una pietra? Una pietra però di Pietra Camela, una pietra prestigiosa. Dipingere di per sé, cioè la figura rupestre a livello tecnico, non è difficile. Ciò che è difficile, si deve preparare bene la pietra, perché il segno deve rimanere per un bel po' di anni, quindi vuol dire che ho lavato la pietra, poi l'ho preparato con un impregnante, poi il trasporto, cioè ciò che era più lungo e più difficile, il trasporto dal bozzetto col carboncino sulla pietra, e poi si deve utilizzare i migliori smalti, diciamo, per muri esterni al mondo, poi il fissativo, cioè quindi un processo che si deve sapere. Però cioè, noi artisti, come dire, affrontiamo le tecniche anche non con tanta difficoltà, lo facciamo da una vita. Antonio Di Giustino, organizzatore e creatore di questo premio intitolato a Guido Montaguti, tra l'altro lei ex sindaco di Pietra Camela, la soddisfazione di vedere così tanta gente a questa prima edizione di questo importante premio? È stato un grande successo e spero che si protrarrà anche negli anni futuri, e noi rendiamo onore a un nostro artista nel nostro territorio, nato nel nostro territorio e che è famoso in tutto il mondo per le pitture rupestri. È andata benissimo la prima edizione, c'è stata una grande partecipazione di artisti di alto livello e quindi sono veramente soddisfatto della riuscita di tutta l'organizzazione. La prima edizione di tante, state già lavorando, sì. Da domani inizierete a lavorare per la seconda edizione. Partiremo sicuramente con la seconda edizione a breve tempo come organizzatori e saremo subito interessati questa volta a rendere più visibili i residui delle pitture rupestri che questa volta non sono state accessibili per misure di sicurezza. Siamo a Pietra Camela e ovviamente si parla della pietra di Pietra Camela. Sì. Vogliamo un attimo parlare, insomma, di questa pietra, del suo valore, non solo da un punto di vista affettivo, ma una pietra, insomma, che ha uno suo significato ben preciso. Pietra Camela e la sua etimologia, il suo nome viene proprio da pietra, cacumeria, sopra una sommità, e che dopo si è modificato questo termine e si è arrivati al termine di Pietra Camela.
è un territorio tipizzato da un dissesto idrogeologico, quindi vive di queste realtà, e abbiamo avuto questa opportunità in quanto abbiamo disgaggiato un masso di 4.000 metri cubi e poi si è creato un ambiente completamente nuovo con massi diffusi in tutto un greto di un torrente e che saranno valorizzati, una risposta alla disgrazia che abbiamo avuto, saranno valorizzati con dei premi di pittura. Franco Pompei, uno dei finalisti di questo premio intitolato a Montauti, pittura rupestre, lei che opera ha fatto per questo primo numero di questo importante premio? Beh, innanzitutto ho partecipato con molto entusiasmo perché chiaramente era un'occasione di arricchimento e è stata una bellissima esperienza. Io ho pensato di creare una storia nella storia, perché ho pensato un po' in senso universale dell'arte, sapendo noi sappiamo benissimo che l'arte è un'invenzione dell'uomo, cioè le prime pitture rupestri nelle grotte, quindi ho cercato un po' di vedere un po' tante civiltà. Infatti il mio bozzetto poi l'ho chiamato, il titolo è Incontro di civiltà e civiltà dell'uomo, cioè, quindi questo io sentivo. Poi insomma, è stata comunque una bellissima esperienza e mi fermo qui perché non amo molto parlare. Sono più riflessivo, diciamo, comunque è stato un arricchimento veramente. Una domanda però me la deve permettere, come mai ha scelto questo tipo particolare di pittura, la pittura su pietra? Ma guardi, io sono anche scultore. Poi mi affascinava questo concorso, che trovo che è molto originale anche nel suo genere, diciamo. Tra l'altro è anche intitolato a questo grande artista locale che ha avuto questa intuizione bellissima. Sono stato anche a vedere le ultime che sono rimaste, ho visto gli originali e c'è un grande fascino per questo. E quindi tutto questo mi ha spinto, diciamo, a scegliere questo tipo di pittura particolare. Sì. Era, mi misuro insomma poi anche con la pietra, anche se di solito la uso più come scultore, però anche dipingere sulla pietra è una cosa molto bella, bellissima, poi ce lo insegna anche il grande maestro che è stato. Ricordo di suo padre a 30 anni dalla sua scomparsa, ma un ricordo sempre vivo grazie anche a questo premio. Sì, anche perché questo premio si fa nel suo paese, nel suo mondo, che lui definiva un piccolo grande paradiso. È un premio che nasce tardi ma molto interessante, che potrebbe avere anche un buon futuro, perché l'arte su pietra, sulla roccia, è una cosa particolare e originale. E il fatto di aver coinvolto già alcuni artisti che sono venuti con entusiasmo a dire la loro sulla roccia è molto importante, è molto significativo e lascia ben sperare per un buon futuro di questo premio. Lei diceva prima, nel corso della cerimonia di premiazione, io immagino che mio padre sia lì affacciato su quel balcone a vedere questo spettacolo. Sì, perché lui veniva ogni anno d'estate in questo edificio qui all'ultimo piano e questo era un po' il suo mondo, insomma, no? Adesso il caso ha voluto che proprio qui si fosse celebrata la conclusione di questa iniziativa. Un'iniziativa che voi avete accolto con grande favore, con grande entusiasmo, anche perché, come diceva lei, suo padre ha avuto i Natali proprio qui a Pietracamela. Sì, i Natali a Pietracamela, era il suo mondo, ma è un borgo molto interessante e merita maggiori attenzioni da parte di tutti, e chissà che non sia l'arte, la cultura e l'arte in particolare a rilanciarlo e a valorizzarlo nel modo dovuto. Thank you.
eccola alle nostre spalle la pietra vincitrice di questo primo concorso di pittura rupestre intitolato al maestro Guido Montauti, e siamo con il direttore artistico di questa manifestazione, Gianfranco Manetta. Direttore, una bella manifestazione, la prima edizione, ma che ha già riscosso un grande consenso di pubblico e non solo. Certo, beh, voglio dire che l'idea è stata proprio un'idea, come si può dire, azzeccata, per usare un termine appropriato, nel senso che l'idea nasce da questa volontà di riqualificare un territorio ferito da una frana che c'è stata anni fa, voi potete vedere qui intorno proprio i massi caduti, e che ha in qualche modo è andato anche a rovinare le famose opere pittoriche di Guido Montauti. Quindi è nata questa idea di non di emulare Guido Montauti, ma in qualche modo una sorta di trasformazione nel tempo di quella che è stata l'opera di Guido Montauti, cioè quest'opera di avvicinamento alla natura, alla realtà, alla roccia nella sua essenza, e in questo modo riqualificare un territorio. Quindi iniziare questo premio è stato veramente un'opera delicata, anche perché poi non è il solito premio di pittura, viene premiato un quadro che poi magari finirà a casa di qualcuno. Qui si doveva scegliere una pittura, un segno che dovrà rimanere negli anni, forse nei secoli, alla vista di tutti. Quindi è una operazione molto delicata, con molta sensibilità, perché ci doveva essere da una parte il riconoscimento dell'opera pittorica, ma dall'altra parte il rispetto dell'ambiente dove quest'opera andava collocata. Quindi diciamo molto equilibrio e molta saggezza.